Monsignor Luigi Curti, parroco di San Sebastiano in Marzio, in occasione del 100° compleanno imparto di cuore una particolare benedizione apostolica e invoco copiose ricompense celesti per il bene da lui compiuto. La materna protezione della Beata Vergine Maria e nuova effusione di lumi e doni dello Spirito Santo affinché il suo ministero continui ad essere icona e trasparenza dell'amore di Cristo, buon pastore. Roma, 15 febbraio 2014, Francesco. Nella sua grande bontà mi ha mandato la sua benedizione, il Papa è Cristo in terra e perciò questa benedizione mi ha commosso tanto. Il secondo pensiero per il nostro amatissimo Vescovo, che doveva venire lui a celebrare questa assemblea e invece la salute non gliel'ha permesso, ha mandato il nostro carissimo vicario generale della diocesi di Como. Il terzo pensiero a questi bravi sacerdoti delle nostre valli varesine e anche fuori, che sono stati tanto bravi a venire a darmi una mano per ringraziare il Signore per tanti debiti che ho con Lui in 100 anni di vita. Il quarto pensiero è per tutte le persone che sono qui presenti, anche la loro preghiera è preziosa, anche loro si sono uniti a me per dire grazie al Signore. E allora ecco anche a loro una grande e generosa nostra riconoscenza. Ma io in questo momento non posso dimenticare le nostre autorità civili, nostro carissimo sindaco e i tuoi collaboratori. Io non ero al corrente, tutti in silenzio hanno lavorato per questa festa. Il nostro sindaco è riuscito a mettere insieme tutto il paese, uno per uno, così che si è formata una vera grande famiglia che ha collaborato insieme. E allora ecco la mia riconoscenza per loro. E adesso rivolgo a voi l'ultima parola, il mio saluto. E il mio saluto è una parola sola. Grazie, grazie, grazie.